Hanno scelto un rione popolare, uno di quei quartieri ghetto spesso utilizzati come bacino di voti e poi abbandonati al loro destino. Piazza Senatore Pietro Grammatico, nel cuore del rione Cappuccinelli, ha accolto sabato sera il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Una piazza gremitissima, tanti attivisti ma anche tante persone comuni, legate da un forte sentimento di disaffezione alla politica e il fascino del cambiamento del movimento di Beppe Grillo. Il movimento resiste nonostante gli errori e gli attacchi da parte degli avversari politici e soprattutto in Sicilia continua a riempire le piazze. Ad aprire le danze nella serata stellata del rione Cappuccinelli il senatore Vincenzo Maurizio Santangelo, che promette di non dimenticare il quartiere una volta spenti i riflettori sulla manifestazione. A seguire il deputato regionale Giancarlo Cancellieri, che di fatto si è spianato la strada in vista delle prossime elezioni regionali. Attacchi diretti alle banche e al sistema capitalistico da parte dell'europarlamentare Ignazio Corrao, che ha poi lasciato la parola a lui, il DIBA. Applausi e slogan hanno accompagnato il suo intervento. 50 minuti per spiegare le ragioni del no ad una riforma che afferma condurrebbe il paese verso una deriva oligarchica. Non sono mancati gli attacchi diretti agli avversari. E prima di salutare la folla, Di Battista ha lanciato il suo hashtag Io dico no treno tour, invitando tutti i presenti a salire su quel treno, condividendo il sogno di cambiare l'Italia. Io sto da 3 anni in Parlamento e vi dico che la legge Fornero, quando deve passare, è passata in 19 giorni, quindi questa storia che il Parlamento è lento è una stupidaggine, una menzogna. È lento quando va approvata una legge anticorruzione per cacciare i corrotti, è lento quando c'è da fare una legge sul conflitto di interessi che la devono fare da 20 anni, è lento se occorre discutere una legge sul reddito di cittadinanza per dare un reddito di dignità a tutti gli italiani. Il Parlamento non vota se il 5 Stelle porta in aula una legge per dimezzare gli stipendi parlamentari, in quel caso il PD ne anche vota, rispedisce la legge nelle commissioni, l'affossa, però questo Parlamento è velocissimo se c'è da intascarsi i soldi da parte di tutti i partiti politici tranne il 5 Stelle o da approvare manovre come la legge Fornero che ha distrutto la vita a tanti pensionati, quindi il problema è la volontà politica e fino a che ci saranno parlamentari scelti dai partiti, nominati dai partiti, non eletti dal popolo italiano, questi parlamentari rispondono ai partiti, non al popolo italiano e con queste riforme costituzionali viene ancora di più tolta una fetta di sovranità popolare al popolo italiano. Questa è la mia idea. Chiaro.